Da oltre 30 anni detta le regole delle maxi enduro stradali, BMW R1200GS come vera e propria icona di questo segmento. Le altre case propongono per il 2012 tante interessanti novità. Parliamo di Yamaha, che porta sul mercato l'allestimento World Crosser della sua Super Tenere. Stiamo parlando di Kawasaki Versys, che diventa 1000 di cilindrata per andare ad avvicinarsi alle maxi e ai motori di generose dimensioni. E poi parliamo di Honda Cross Tourer, la casa giapponese che propone il motore V4. Purtroppo manca Triumph Explorer perché la casa inglese non è riuscita a fornircela. Allora per questo motivo abbiamo deciso di dividere questa comparativa in due: chi gioca a fare più la stradale, ovvero Honda e Kawasaki, e chi gioca invece a fare più la fuoristradistica, l'off-road, ovvero BMW, appunto icona di questo segmento, paragonata con l'allestimento World Crosser proprio della Yamaha Super Tenere. Una comparativa divisa a metà, quindi, e vi spieghiamo perché. Da una parte chi fa del viaggio punto di forza a motore 4 cilindri e comfort, dall'altra due ruote sempre in linea con i requisiti citati, con motore 2 cilindri, e che più esplicitamente promettono l'off-road. Anche se è giusto sottolinearlo, l'enduro quello vero si fa su moto diverse, più specialistiche. Non solo poi perché alcune soluzioni tecniche accomunano a coppie le quattro moto che abbiamo confrontato. Da un lato quindi Honda e Kawasaki, dall'altro BMW e Yamaha. Tutte insieme nelle conclusioni perché il punto fisso rimane il segmento d'appartenenza, uguale per tutte, ovvero maxi enduro stradali. Cominciamo da lei, regina di vendite, icona del segmento BMW R1200GS. Aspettando la 1003 non cambia per il 2012, ma rimane la moto da battere. Per questo nell'idea iniziale l'abbiamo opzionata per confrontarla con quello che il mercato offre di nuovo. Per lei motore 2 cilindri boxer da 1170 cm3, 110 cavalli e 120 Nm di coppia disponibile a 6000 giri minuto. Telaio a tralicci in acciaio, 1507 mm di interasse, sistema sospensivo caratterizzato dagli ormai noti telelever e paralevel, 229 kg in ordine di marcia con pneumatici 110/80 e ruota da 19 pollici all'anteriore, 150/70 R17 al posteriore. 20 invece i litri di benzina che Stevie nel suo serbatoio. Tutto unito nella versione in prova ad un pacchetto elettronico che vanta ABS e controllo di trazione disinseribili, sistema ESA 2 di regolazione delle sospensioni. Ma sono tutti optional, è giusto ricordarlo. Honda Cross Tourer punta su un motore 4 cilindri a V di 76 gradi da 1237 cm3, 129 cavalli, 126 Nm a 6500 giri minuto. Telaio a doppia trave in alluminio, 1595 mm di interasse, forcella rovesciata con steli da 43 mm al posteriore, monoammortizzatore con architettura ProLink. Peso in ordine di marcia con il pieno di benzina 275 kg, pneumatici dalle dimensioni 110/80 19 pollici anteriore, 150/70 R17 al posteriore, quindi come BMW. 21,5 litri di autonomia per il serbatoio e pacchetto elettronico full che conta ABS combinato, controllo di trazione disinseribile, optional invece l'innovativo cambio a doppia frizione non equipaggiato sul modello in prova. Kawasaki Versys in questa comparativa fa un po' razza a sé. Motore 4 cilindri in linea da 1043 cm3, 118 cavalli, 102 Nm a 7700 giri minuto. Come per Honda propone un telaio a doppio trave in alluminio, 1520 mm di interasse, forcella rovesciata da 43 mm e monoammortizzatore regolabile nel precarico molla e nell'idraulica in estensione. Insomma, come per Honda. Peso in ordine di marcia 239 kg, ruote da 17 pollici, qui la grossa differenza tra le concorrenti, con pneumatici 120/70 anteriore e 180/55 posteriore. Misure da stradale naked, insomma. 21 litri di autonomia e tanta elettronica che ABS, controllo di trazione, in pratica tutto quello che offre il mercato.
diversa dalle concorrenti anche la trasmissione finale, a catena, contro il Cardano che equipaggia BMW, Honda e Yamaha. Ultima ma solo in ordine alfabetico, Yamaha World Crosser, che abbiamo deciso di avvicinare in questa prova a BMW. Per lei e la tedesca infatti stesse coperture Merzeller Tourange XP, anche se questo allestimento della Super Teneré dispone anche di Pirelli tassellate. Due cilindri per il suo motore da 1199 cm3, architettura fronte marcia con fasatura di 270 gradi, 110 cavalli, come per BMW, 114 Nm a quota 6000 giri minuto, interasse di 1540 mm, forcella telescopica con steli da 43 mm, monoammortizzatore a leveraggi progressivi. Peso in ordine di marcia di 261 kg, ruote e pneumatici con le stesse dimensioni di BMW e Honda, ovvero 110/80 R19 all'anteriore, 150/70 R17 posteriore. 23 litri di autonomia e immancabile elettronica che prevede ABS, controllo di trazione a 3 stadi e 2 mappature motore. Honda Cross Tourer, motore V4, 1200 cm3 e grinta da vendere. Questo propulsore ha molto da dire e la guida della Honda si rivela facile e divertente, una moto quindi adatta anche ai motociclisti meno esperti. Una volta saliti in sella, la posizione di guida è assolutamente comoda, l'ergonomia è ottima, i comandi sono ben fatti, le leve sono raggiungibili e anche i comandi sono posizionati in maniera ottimale. Alla guida si percepisce una notevole stabilità anche alle alte velocità, nonostante il cerchio anteriore da 19 pollici a raggi, lo ricordiamo, differente da Versys, 17 pollici, e si fa sentire l'intervento dell'ABS. La leva rimane però sempre modulabile e sempre gestibile. Sospensioni morbide, guida confortevole. Cross Tourer dispone di serie di un controllo di trazione disinseribile tramite pulsante posto appunto nelle vicinanze del cruscotto. La posizione in sella anche per il passeggero è ottima, le pedane sono distanziate correttamente, una moto divertente, facile e accessibile, una moto Honda per tutti, molto neutra nelle reazioni, quindi se le si può trovare un difetto, diciamo che ha poco carattere rispetto alle altre. Rimane comunque un'ottima moto dall'ottima ciclistica, come dicevamo, sostenuta dall'ottimo motore, grande coppia in basso, e il V4 è un motore, ricordiamolo, anche molto 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 elastico, quindi si può riprendere fin dai bassi giri senza nessuna esitazione, e anche in città la Cross Tourer si fa domare senza problemi. Kawasaki Versys 1000, vi devo confessare che sulle prime l'estetica non mi ha conquistato, ma quando l'ho guidata mi sono davvero dovuto ricredere. Da sempre sono stato abituato a guidare moto più sportive e questa Versys 1000 colpisce innanzitutto per il motore, che ha diciamo un allungo molto corposo e possente vicino alla zona rossa, ma è un po' vuoto in basso. E ha una ciclistica davvero stabile, forse non è fulmine a scendere in piega, ma se presa per le corna sa offrire grandi emozioni. La posizione di guida è tutto sommato turistica, i comandi sono tutti a portata di mano, il cambio è fluido e piuttosto morbido, mentre invece le sospensioni sono più rigide, più durette, più votate alla precisione di guida e alla stabilità. Per ultimo i freni, la potenza non manca, c'è solo da migliorare un attimo la modulabilità della leva. Allestimento World Crosser della Yamaha Super Teneré, una moto che conosciamo, non è una novità per il 2012, però è un pacchetto interessante. Beh, la base è sicuramente quella della Yamaha, quella conosciuta come abbiamo detto, motore bicilindrico, motore fronte marcia a scopi irregolari. Il motore è una bella questione su questa moto, nel senso che lavora bene in generale, lavora bene dal punto di vista dell'allungo agli alti e medi regimi,
lavora un pochino più sornione ai bassi regimi, quindi non ha lo spunto, l'aggressività della concorrente, della BMW, della GS col motore boxer, che fa poi razza a sé tra virgolette in questo panorama, però di fatto è un bel propulsore, non ha la cavalleria quanto basta per fare del turismo, per andare un po' ovunque e per affrontare, perché no, anche il leggero fuoristrada. In questo la moto, soprattutto dal punto di vista dell'ergonomia, mi è piaciuta molto, vuoi perché con i piedi è davvero molto facile toccare terra, perché la moto è molto snella nella parte centrale, quindi non crea nessun intralcio, nessun impiccio ad arrivare giù dritti con le gambe per terra, e questo è un bel punto di forza per chi come me, come dico spesso, non ha delle lunghe leve nelle gambe. Di fatto questa moto è una moto molto rotonda, molto equilibrata. Come comportamento stradale, la cosa che mi è piaciuta di più è la stabilità, soprattutto nelle curve veloci. Devo dire che da questo punto di vista è davvero sorprendente, è una bella sorpresa. Poi vabbè, si parla anche in questo caso, visto che il pacchetto è molto aggressivo, è molto sullo stile off-road, anche della sua estetica. La sua estetica a me personalmente piace molto. Piacciono tanti dettagli, quali possono essere quelli in alluminio satinato oppure le griglie qua per i fianchetti, ma questo poi chiaramente è un qualche cosa che va più nel soggettivo. Dal punto di vista oggettivo direi che la concorrente, la GS, ancora ha quel qualcosa in più dal punto di vista emozionale, però questa moto diciamo che non fa rimpiangere la scelta, perché effettivamente mantiene tutte le promesse che fa, nel senso che va bene un po' per tutti, non è aggressiva, lavora molto bene anche l'ABS, mi è piaciuto. Di fatto il vero peccato è che l'ABS non possiamo disinserirlo nemmeno in fuoristrada, e questo forse è il vero neo di una moto che si propone in un allestimento così aggressivo. Oggi monta su Meltzeller, però in realtà c'è la possibilità di avere anche delle ruote più aggressive, più da off-road puro, e non poter switchare sull'off l'ABS, in effetti, per chi poi davvero il fuoristrada lo va a fare, è un discreto handicap. Un motore quindi non troppo esagerato, accoppiato ad un cambio che invece lavora davvero egregiamente, come da tradizione giapponese. Poi le marce si inseriscono in maniera molto fluida, non si impunta mai, e questo è un punto a favore di questa moto, e soprattutto lavora molto molto bene anche l'impianto frenante, promosso, perché è molto modulabile e ben utilizzabile, e soprattutto l'accoppiamento con l'ABS, che lavora bene ma, lo abbiamo detto, purtroppo non è disinseribile. BMW R1002 GS, se è la regina del mercato il motivo ci sarà da tutti questi anni. Questa versione, in attesa della rivoluzione del 2013 col nuovo motore a liquido, conferma tutte le sue qualità storiche, con l'essere estremamente efficace sul misto, tanto da diciamo essere temibile da parte di qualsiasi moto, anche sportiva stradale. E poi la versatilità, che anche in questo caso per tradizione la rende una dei globetrotter più complete del mercato. Il motore boxer che dal punto di vista dell'erogazione è risaputo, e tutti lo sanno che ha questa coppia assolutamente inavvicinabile per gli altri propulsori, nonostante abbia questa storia così lunga. Poi diciamo che può piacere o meno il fatto dei cilindri esposti, è un discorso soggettivo, però dal punto di vista dell'efficacia è inattaccabile. La ciclistica di questa moto è un'altra delle doti che la rende quasi imbattibile sul misto, e in contemporanea anche molto sicura sulla stabilità a qualsiasi velocità, anche sul veloce. È una moto che non perde le sue proprietà, e anche la frenata è estremamente efficace. In questo caso tutto il pacchetto dell'elettronica, che parzialmente è in optional, rende questa moto molto molto efficace
sia nella guida sportiva che nella guida turistica, quindi la sicurezza, come sempre BMW la mette in prima posizione. Diciamo che per quanto riguarda l'utilizzo in fuoristrada, a patto di mettere le gomme giuste, chiaramente richiede dello spazio, una moto che si esprime bene dove ha spazio, per cui non su terreni stretti, sia per la mole che per gli ingombri. Per quanto riguarda appunto invece gli ingombri, la mole che uno può riscontrare appena si sale in sella, bisogna dire che appena ci si muove questa moto mostra questa agilità che è veramente sorprendente, e solo se la si prova la si può capire. Poi è logico che con tutto questo pacchetto di accessori l'handicap tra virgolette di questa moto è che va a costi veramente elevati, però insomma le cose buone si pagano, e finché vende così tanto ha ragione lei, insomma. A due quindi, cominciamo dal confronto tra Honda e Kawasaki, tra Cross Tourer e Versys 1000. Come detto, la casa di Akashi punta molto sulla sportività declinata con seduta comoda e manubrio alto. Meno vicina ad Honda, che invece, lo ricordiamo, ha quote simili nelle ruote a BMW e Yamaha. L'abbiamo paragonata alla Versys perché comunque il suo peso è più alto delle concorrenti, perché il comfort su questa moto è ai massimi livelli. Honda Cross Tourer è facile, intuitiva e molto confortevole, vince insomma come regina dei viaggi. Piace il motore, generoso, piace la ciclistica molto ben bilanciata, conquista il cardano, eccezionale e poco dispendioso in termini di costi. Insomma, la moto a tutto tondo, con le valigie spaziose e ben dimensionate nella geometria. Con l'appunto di un ABS che nel leggero fuoristrada sbaraglia la concorrenza anche su BMW e Yamaha. Versys invece, aiutata dalle ruote da 17 pollici, vince come reattività su strada e guida sportiva. Complice un setting sospensivo più rigido, ben equilibrato, di un motore, come del resto la parentela con la Z1000 sottolinea, con un allungo sorprendente. Passiamo alla GS e alla World Crosser. E qui la casa dei tre diapason mette a segno la prima sorpresa. Se BMW è la solita conferma, Super Tenere in allestimento World Crosser vince all'unanimità nell'insieme. Perde il capitolo motore, ma qui la scuola tedesca è ancora spanne sopra la concorrenza, si penalizza per l'ABS, che non è disinseribile come invece è possibile fare con la GS. La Yamaha è facile, molto agile, soprattutto alle basse velocità, e svelta nei cambi di direzione. Posizione di guida ok, bello poi l'allestimento estetico, nel nostro caso in versione R, quindi tra le tante anche provvisto di terminali a Krapovi. Su strada il boxer di BMW sbaraglia e vince a piene mani, offre sempre un utilizzo fantastico, pieno sotto, fruibile in ogni marcia e ad ogni regime. La BMW R1200 GS ha sospensioni che sullo sconnesso fanno la differenza, elettronica che funziona alla grande, ma ha di contro un concetto che si chiama costo elevato. Nell'off-road poi abbiamo preferito la Yamaha, più facile da guidare, anche se con BMW vai più forte, hai più motore sotto che nell'off-road aiuta sempre. In questa prova abbiamo poi portato con noi una passeggera, visto che di viaggio si parla, quindi anche di vita di coppia. Al capitolo passeggero piace molto BMW, anche se in tutte e quattro le moto chi segue viaggia in poltrona. Io oggi ho lavorato per tutte le zavorine del mondo, oppure i zavorini, e ho provato le quattro moto dalla sedia di passeggera. Tra le Yamaha Super Tenere 1200 e la BMW GS 1200 ha vinto sicuramente la BMW. Ha un cuscino, diciamo, un po' più grande, che è più comodo. Su tutte le due moto ero abbastanza coperta dall'aria, però la GS ha un cupolino un po' più grande. Le maniglie su tutte le due moto erano abbastanza comode, la posizione e anche la forma. Le pedane la stessa cosa, non sono troppo alte per una persona della mia altezza, 1,72 m. Se facessi un viaggio su qualunque delle due moto non mi dispiacerebbe.
Tra le due moto quattro cilindriche che ho provato oggi dalla sella di passeggera, devo dire che ha vinto la Honda. La posizione dei piedi era un po' più scomoda sulla Honda, perché ci sono i bauletti abbastanza grandi che mi hanno messo i piedi un po' più avanti dalla posizione normale. La protezione dall'aria su tutte le due moto era abbastanza buona. Ero un po' più coperta sulla Honda, devo dire, però sulla Kawasaki Versys non era problema l'aria. La sella su tutte le due moto era molto comoda. Sulla Kawasaki era un po' più morbida, però forse questa cosa mi ha fatto sentire un po' di vibrazioni nei bassi regimi. Sulla Honda non era un problema questa cosa. A chiudere parliamo di costi, quindi di consumi, quindi di prezzi d'acquisto. Al benzinaio la più parca nei consumi è stata BMW, seguita da Kawasaki, Honda e Yamaha. Infine i costi: Kawasaki Versys costa meno, 11.990 euro con KABS, controllo di trazione e mappe motore inclusi. Segue Honda Cross Tourer con 14.200 euro, anche lei con pacchetto elettronico full incluso. Come offre anche Yamaha, che costa 15.690 euro e include ABS, sistema di frenata integrale, controllo di trazione e mappe motore. Insomma, come per le concorrenti giapponesi. BMW invece costa 14.850 euro e non include gli optional elettronici, che fanno lievitare il prezzo e non di poco. Tutti i prezzi franco concessionario. A voi non resta che fare i conti e valutare le vostre conclusioni.